Un saluto da Pierluigi Pardo e benvenuti a questo match di Serie A. Con me, come sempre, Stefano Nava, a cui cedo subito la parola. Grazie Pier, non vedo l'ora che l'arbitro dia il fischio d'inizio. Speriamo di assistere a un incontro emozionante, ricco di gol e spettacolo, come purtroppo non se ne vedono spesso nel nostro campionato. La Lazio, squadra intenzionata a conquistare un'altra vittoria dopo quella casalinga nel match precedente contro la Roma. Puntano a proseguire la serie di vittorie. Dopo i 3 punti conquistati nell'ultima sfida, terminata 1-0. Sono i miei favoriti per questa partita. Questi sono gli 11 titolari dell'Empoli. Hanno scelto il 4-4-2 con il rombo a centrocampo, con un centrocampista schierato dietro le due punte e un altro a protezione della difesa. Questi sono i giocatori che cominceranno la sfida per la Lazio. Calcio d'angolo per l'Empoli. Senza problemi, portiere sulla traiettoria. Se continuano così, ovviamente nessun obiettivo sembra precluso. Sì, sono nelle posizioni alte e hanno i numeri per arrivare davanti a tutti. La squadra con l'attacco meno prolifico del campionato opposta a quella con la miglior difesa. C'è aria di 0-0, non lo senti anche tu, Pierre, anche se spero proprio di sbagliarmi. Fabio Sturgeon. Allontanano il pericolo. Palo laterale da buona posizione, devono sfruttarlo. Fabio Sturgeon la mette in mezzo. Palla recuperata facilmente dalla difesa. Perdono palla. Vela. Fabio Sturgeon. Morrison, palla sul palo, finisce sul fondo. Si ripartirà con una rimessa laterale. C'è pressione su di lui. Fabio Sturgeon. Vela. Guadagna metri verso l'area. Prova. Sbaglia completamente il tiro. E c'è da dire che è difficile tirare quando piove così tanto. Apre bene di testa. Recuperano palla. Conquistano un buon pallone a centrocampo. Morrison. Recupera il pallone con un intervento facile. Attenzione, pericolo, incredibile, traversa, non è finita. Il pallone è uscito, sarà rimessa. Pallone che finisce in angolo. Spazzano via il pallone. L'appoggio di testa al compagno. Parte il tiro, allontana il difensore su questo tiro. Piove e diventa cruciale la scelta dei tacchetti giusti per i giocatori. In queste condizioni è fondamentale, Pierre. Ci vuole poco a scivolare sul terreno viscido. Vela. Morrison.
chiude bene il triangolo, va di testa, grande parata questa, gran tiro, ha sprecato una grande occasione. Le condizioni non hanno sicuramente aiutato in questa conclusione. Ci sono metri a disposizione, crossa, la spazza via, palla in out e dunque calcio d'angolo. Arbitro che qui potrebbe tirar fuori il cartellino. Conclusione da cancellare. Preferisce giocarla sul portiere. Cross, pericolo, colpisce di testa, palla sul fondo, sarà calcio d'angolo. E c'è la presa sicura del portiere. Ecco il tiro. Si riparte col calcio d'angolo. La allontana di pugno. E si chiude qui. C'è una sostituzione in arrivo. Pioggia pesante mentre sta per cominciare il secondo tempo. Apre sulla fascia, contrasto ruvido, vigoroso. Sturgeon, ottimo intervento del portiere. Palla in out, calcio d'angolo. A spazio, prova. Ancora un calcio d'angolo. Respinge il pallone di pugno. Lazio vicina a un nuovo acquisto, obiettivo importante per rafforzarsi. Sarebbe un colpo importante per qualunque club, ma non penso che lo lasceranno partire tanto facilmente, a meno di un'offerta irrinunciabile. C'è cambio in vista per la squadra di casa. Probabilmente l'allenatore non è soddisfatto, sono schierati in campo i suoi uomini, Pierre. Possono ripartire dopo il recupero del pallone. Palla in fallo laterale. Il gioco è fermo per una sostituzione. Sostituzione in corso.
L'allenatore decide di richiamarlo in panchina e c'è la standing ovation meritata. Ha giocato davvero bene oggi. Per me è uno dei possibili uomini partita. L'azione sfuma qui, palla nuovamente agli avversari. Occhio alla possibilità, calcio di punizione per la Lazio. Si salva di pugno. Conquistano un buon pallone al centrocampo. Buona idea, palla verticale, ma attento il difensore. Si ripartirà con una rimessa laterale. Attenzione! Punta l'area. Ottimo l'intervento, recupera il pallone. La mette in mezzo, va di testa. Rete! Splendida rete! Hanno segnato, c'era da aspettarselo. Erano e sono i favoriti del pronostico. Hanno fatto valere le loro indubbie doti tecniche. Questo gol è giunto sugli sviluppi dell'ennesima conclusione in porta. Perentorio nel suo colpo di testa. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Stefano, come vedi la prossima partita per la Lazio? Avrà di fronte il Genoa nel prossimo incontro della Coppa Nazionale. Prevedo un successo agevole per loro. Ci sono metri a disposizione. Vena. Disturbato, ma va avanti. Mantengono il possesso del pallone con una buona serie di passaggi. Riconquista palla con il tackle. Esce e recupera il pallone. Morrison. Mancano pochi minuti, tutto può cambiare. Arbitro che assegna il calcio di punizione. Mancano 8 minuti al termine della partita. Vuole il movimento dei compagni. Crossa in mezzo. Calcio d'angolo importante, può essere un'occasione. Ecco il dato relativo ai calci d'angolo battuti fin qui. Qui il difensore ha delle responsabilità, Stefano. Ce ne hai molte. Può crossare. C'era nessuno qui. Ci sarà la rimessa dal fondo. Morrison.
spazza via. C'è il tocco al proprio portiere. Certo, una palla davvero molto pericolosa. Basta così, arriva il fischio dell'arbitro. Sembrava una partita.